Salve a tutti amici di MarcosBox e benvenuti in questa piccola guida nella quale vi mostrerò come attivare la modalità Notebook Bar che è stata introdotta in LibreOffice 5.3 LibreOffice 5.3 che vedremo rilasciato in forma stabile nel prossimo mese di gennaio 2017. Questa modalità ricorda per certi versi la modalità Ribbon, quella che siamo abituati a vedere sulla suite di Microsoft Office. Vediamo come attivarla. Il primo passo è quello di andare su strumenti, opzioni, andiamo alla voce Advanced, in questo caso in inglese, ma comunque è impostazioni avanzate in italiano, e andiamo ad abilitare le funzionalità sperimentali. Clicchiamo su OK. LibreOffice in questo caso si riavvierà. Torniamo adesso in un qualsiasi dei programmi della suite. Adesso dobbiamo andare ad attivare l'interfaccia vera e propria. Clicchiamo su Visualizza e alla voce Toolbar Layout andiamo a spuntare Notebook Bar. Eccola qua. Questa è la modalità che noi abbiamo la nuova modalità che noi abbiamo su LibreOffice. Come potete vedere, ci sono tutti quanti i vari tab messi in questa maniera, in stile Ribbon. Cliccando sull'iconcina di LibreOffice, spuntando menu bar, si attiva il menu dove possiamo poi andare a giostrare le varie impostazioni, perché come potete vedere, faccio vedere una cosa, ci sono anche alcune altre visualizzazioni come questa qui chiamata gruppi contestuali, che diciamo che li butta tutti in tutti assieme con icone un po' più grandi, che però anche questo potrebbe piacere a qualcuno. Single, questa è molto ridotta con interfaccia diciamo comoda se ci troviamo appunto su un notebook, e infine abbiamo la modalità che avevamo prima, che vi ho fatto vedere prima, che è quella a tab. Come potete vedere i tab sono riportati in alto, molto diciamo molto molto più semplice da utilizzare, perché così abbiamo già sott'occhio tutte quante le funzionalità principali. Io sono sicuro che questa qua farà molto piacere a molti di quegli utenti che si sono lamentati nel corso degli anni dell'interfaccia di LibreOffice. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Un saluto a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!